Il comune di Tortoredo quest'anno dà il via al calendario natalizio con l'inaugurazione della pista di ghiaccio. Sì, un appuntamento ormai imperdibile del nostro Natale, ormai da diversi anni. C'era stato uno stop forzato nel 2020, ma a causa pandemia ovviamente, ma era molto richiesta e siamo davvero contenti di offrire nuovamente questo divertimento ai nostri ragazzi. Lo potete vedere, sono già numerosi nonostante il tempo, che non è forse dei migliori. E quest'anno peraltro possiamo offrire una pista più grande, perché misura oltre 300 metri quadri, avendo una lunghezza di più di 30 metri, e quindi anche per i più grandi sarà più divertente. Una pista quindi di grandi dimensioni, ma che ha il vanto di essere vista mare, e di questo sicuramente siamo molto orgogliosi, perché sapete che il mare è il nostro punto di forza. L'inaugurazione della pista in realtà è soltanto il primo step del calendario natalizio del comune di Tortoredo, perché sono tanti gli eventi che arriveranno fino al 7 di gennaio. Assolutamente sì, abbiamo diversi concerti, con quello di punta che ovviamente il 18 dicembre ed ospiterà i Neri per Caso. I nostri eventi sono tutti gratuiti, eccezion fatta per quello di questa domenica, che invece è una cena per beneficenza e quindi comprende un costo che però va a finanziare non solo l'evento, e quindi ripeto la pericena, ma soprattutto va a finanziare l'AIR, che quindi l'unico caso in cui c'è un prezzo da pagare è legato appunto a una finalità benefica alla quale siamo molto vicini. La grande affluenza dei cittadini all'inaugurazione della pista questa mattina sicuramente per voi è una grande soddisfazione, soprattutto dopo appunto l'anno di stop a cui siete stati costretti. Sì, non vi nego che è una scelta anche un pizzico coraggiosa quella di realizzare delle manifestazioni nonostante un periodo non facilissimo dal punto di vista sanitario. Riteniamo però che rispettando le giuste regole si possa anche allietare il Natale dei nostri concittadini, quindi non possiamo solo pensare alle restrizioni, ma dobbiamo anche garantire assolutamente un po' di parte ludica, di socialità, e quindi rasserenare un po' i nostri concittadini con le festività.